Sapete qual è la sesta auto più venduta d'Italia a novembre 2020, nonché l'ottava più venduta da gennaio a novembre? Beh, avete indovinato, la Dacia Sandero, guarda caso, visto che avete cliccato sul video della prova della Sandero. Un successo così, probabilmente una decina d'anni fa, se qualcuno lo avesse predetto, si sarebbe preso come minimo del matto. E credo che nemmeno il più ottimista degli addetti del marketing di Renault Italia abbia pronosticato che Dacia appunto nel 2020 avrebbe raggiunto numeri di mercato così importanti. Invece Dacia, e la Sandero in particolare, ha saputo affermarsi come una grande protagonista del mercato. Il merito è innegabilmente dei prezzi, alla portata di tutti, ma sarebbe riduttivo e anche ingiusto attribuire tanto successo a una questione puramente economica. Molto ha fatto il design, per esempio. Molto la tranquillità che dietro a Dacia c'è la tecnologia Renault. Magari non la più aggiornata, motori a parte che invece non possono che essere di ultima generazione per rispettare le norme anti-inquinamento, ma comunque, dicevo, tecnologia molto valida e collaudata. Con la nuova Sandero in Dacia hanno preso tutto quello che avete appena sentito, tutti i punti forti della vecchia Sandero appunto, e li hanno spostati non uno, non due, ma almeno tre gradini più su, a partire proprio dal pianale, che è lo stesso della nuova Clio e che permette fra le altre cose di implementare tutti i sistemi di assistenza alla guida più evoluti. Non solo, sulla Clio ha permesso anche un grande miglioramento per quello che riguarda il comportamento stradale, e con questo si intende un miglioramento sia del comfort sia della piacevolezza di guida fra le curve. Ma andiamo con ordine. Se si parla di sicurezza attiva, la nuova Sandero non si fa mancare la frenata automatica d'emergenza, ormai rinunciabile se si aspira a un buon risultato nei crash test Euro NCAP, ma anche il sensore pioggia e i sensori per l'angolo cieco. Su strada il passo avanti rispetto a prima è grandissimo. Ovviamente la Sandero non è e non voleva diventare una sportiva, non avrebbe senso pretenderlo nemmeno da una Dacia, ma è molto più precisa di prima tra le curve e quindi, se dovesse capitare anche di andare al di fuori della città su un percorso per esempio di montagna, non diventa appagante, ma di sicuro instaura un feeling molto maggiore rispetto a prima e anche restituisce una sensazione di sicurezza che non fa mai male. Quanto al comfort, da sempre punto forte della Sandero, sulla nuova è una conferma. Devo dire però che si tratta di un comfort più maturo. Se fino ad oggi la ricetta era molto semplice, e cioè pneumatici a spalla alta e assetto morbido, qui molle e ammortizzatori diventano più consistenti e le gomme sono meno turistiche. Quindi, se è vero che la nuova Sandero è leggermente più rigida di prima, è anche vero che lo smorzamento, cioè la capacità di fermare e attutire gli scossoni, è decisamente migliorata. Ecco, a voler essere pignoli, rispetto alla Clio, quando si mette una ruota in una buca particolarmente profonda, la sensazione di gommosità, di solidità, non è altrettanto netta. Un'ulteriore, forse la definitiva conferma della crescita di Dacia in generale, Sandero nello specifico, la si ha grazie all'insonorizzazione. Ovviamente questa non è l'auto di segmento B più silenziosa in assoluto, ma rispetto alla vecchia Sandero tutto resta molto più all'esterno dell'abitacolo. Ovviamente il motore, che con i suoi tre cilindri si fa sentire con il suo timbro metallico, ma solo superati 3500 giri circa, e molto limitati sono anche i frusci aerodinamici e il rumore di rotolamento dei pneumatici. Altro passo, anzi tre salti in avanti, quando si apre la portiera e ci si accomoda. Innanzitutto il volante, ora regolabile in altezza e profondità, permette a tutti di ritagliarsi la posizione di guida su misura, indipendentemente da peso e altezza. E poi i comandi, molto più moderni di prima nell'aspetto e facili da utilizzare. Senza contare che il sistema di infotainment è finalmente, come sulla Duster, quello di un'auto moderna. Ovviamente qui mappe 3D o comandi vocali evoluti come sulle auto di alta gamma non ci sono e non avrebbe senso pretenderli, però le funzionalità più importanti non mancano, di serie o a pagamento. Alcuni esempi: telecamera posteriore, comandi al volante, schermo touch da 8 pollici e keyless. A proposito di interni, non posso non partire dai 410 litri di bagagliaio, una capacità a misura di una famiglia di 4 persone. E in quattro, anche adulti, si sta molto bene dentro. Sui sedili posteriori, infatti, lo spazio aumenta di 8 mm all'altezza delle spalle e di ben 42 mm per le ginocchia. Il risultato è che anche se si è alti circa 1,80 m, lo spazio è più che buono in tutte le direzioni. Ecco, forse più per la testa che per le ginocchia. Non male se si considera che le dimensioni sono comunque compatte, 4 m e 9 cm di lunghezza per 1,49 m di altezza e una larghezza, quella sì, un po' oltre la media, 1,85 m.
Insomma, la sensazione appena si sale a bordo della nuova Sandero è che il marchio Dacia si sia tolto definitivamente di dosso il bollo di infamia e in un certo senso di low cost, un percorso iniziato con la Duster di seconda generazione e continuato alla grande con la nuova Sandero. E non c'è bisogno di essere degli esperti per capirlo, ho messo la telecamera lì apposta per darvi questo punto di vista, un mix fra il display a colori che domina la plancia, il tessuto che interrompe la monotonia delle plastiche e una componentistica che ovviamente non è quella migliore del marchio Renault, ma è comunque di ottimo livello. Ciò che rimane fortunatamente è listino molto ma molto competitivo. La Access si attiene sotto la soglia dei 9.000 euro, 8.950 per la precisione, in abbinamento però solo al motore 1000 da 65 cavalli, guidabile peraltro anche dai neopatentati. Ma questo allestimento offre una dotazione non all'altezza della macchina. Meglio allora andare sulla Essential, che parte da 9.950 euro con il 1000 da 65 cavalli e da 11.050 euro con il turbo da 90. Se potete, meglio comunque puntare alla Comfort. 11.000 euro con motore da 65 cavalli, 12.100 con quello da 90. Non manca poi il cambio automatico, un CVT optional a 1.500 euro, né tantomeno il cavallo di battaglia, cioè la versione GPL, che costa solo 500 euro in più rispetto alla Sandero con motore 1.000 da 90 cavalli, a fronte peraltro di 10 cavalli in più. La versione SUVizzata Stepway, 1.350 euro in più, a parità di motore.